Buongiornissimo, oggi volevo girare il video i prodotti che realmente finirò nel prossimo 6 mesi, prodotti di trucco, ovviamente make-up. Quindi iniziamo subito. La mia tartaruga ha pensato che i miei trucchi sono cibo e quindi si è arrivata qua, però i miei trucchi non sono cibo, quindi vai via. Via. Allora, iniziamo dagli smalti. Ho tre smalti da farvi vedere. Prima di tutto questo color bronzo che è già a metà ed è molto piccolo, quindi penso di finirlo molto presto. È un colore molto estivo. Poi c'è questo colore viola di L'Oreal che è arrivato più della metà del prodotto, diciamolo, è rimasto più della metà del prodotto, però penso che lo finirò. E poi non c'è un anno che non ho finito uno smalto rosso, quindi questo smalto di Smile penso che finirà quest'anno e ne è rimasto così, ancora quasi pieno. Vedete che casino che fanno le mie tartarughe. Allora, poi c'è questo profumo di Victoria's Secret Love Addict che mi piace molto utilizzare perché è molto buono il profumo e penso che se mi concentrerò su questo lo riuscirò a finirlo anche se ne è rimasto tanto dentro. Parlando di prodotti per occhi, ci sono prima di tutto questo ombretto di Sleek della palette Original. Purtroppo questi due colori si sono rotti e quello che era rimasto l'ho ripressato. Tartaruga, vada via. Quello che è ripressato lo voglio finire, quindi qua sono rimasti forse 5 utilizzi e sarà finito. Parlando di questi ombretti, ho anche due colori di smile che forse finiranno, anzi tre colori di smile che forse finiranno. Prima di tutto questi due della palette verde, sicuramente. E sicuramente questo colore marrone arancione di questa palette qua. Poi ho una matita di Kiko che il nero è quasi finito, l'argento lo utilizzo per il Halo Eye, quindi finirà anche quello. E un mascara perché nel primo 6 mesi ho finito solo un mascara e penso che anche in questi 6 mesi finirò solo un mascara. Questo è il mascara di Miss Rose Mini Mascara. Mini ma non così mini perché ce n'è tanto di prodotto qua ancora. Poi per quanto riguarda le sopracciglia ho questo mascara di Wycon che ho già tolto lo stopper, diciamo, perché era rimasto davvero poco prodotto dentro. E penso che lo finirò entro 6 mesi, speriamo. E per quanto riguarda i prodotti per la base, ho questi due fondotinta. Prima di tutto il fondotinta di Wycon che come vedete ho già aperto e era rimasto un terzo di prodotto dentro, però penso che entro un mese finirà. E poi ho questo BB cream di Garnier che siccome è l'ultimo l'unico altro prodotto di fondotinta nella mia collezione, penso che finirà anche lui e lo utilizzo al posto della crema quando lo uso, cioè lo applico proprio dopo il tonico. Poi ci sono queste palline Correct and Perfect di Essence che sono una cipria e mi piace molto questa cipria, però la ripresso nell'altra confezione per utilizzarla meglio. Erano 14 grammi e mezzo di prodotto e penso di finirli entro quest'anno se mi concentrerò bene. Per quanto riguarda i prodotti per le labbra, invece ho 4 prodotti da farvi vedere. Prima di tutto questo rossetto di Milano, come vedete è rimasto davvero pochissimo. È un colore rosso, però penso che lo finirò. Io indosso i rossi. Poi c'è un altro colore rosso qua con un buco grandissimo.
Un altro colore rosso di Vicon, rosso arancione, Red Aperitif numero 52. Qua, quando faccio così con l'applicatore, vedo già, diciamo, delle finestre, quindi secondo me finirà molto presto, se mi concentrerò su questo prodotto, ovviamente. E poi c'è questo gloss di Essence nel colore viola che penso di finire perché quando faccio così con l'applicatore anche qua vedo delle finestre. Non so se sarà visibile in camera, però si vede dal vivo. Quindi questo è tutto, ragazze e ragazzi. Ditemi voi se è realistico secondo voi. Grazie dell'attenzione e ciao ciao.